Ragazzi, buonasera. Rufus Garage è nuovamente con voi. Oggi proseguono i lavori sul gruppo termico 65 Olimpia che verrà montato su dei carter non lavorati perché il gruppo termico Olimpia non ha le luci di scadi aspirazione lavorate. Sono identiche a quelle sui carter normali, non c'è bisogno di fare alcuna lavorazione se non qualche rifinitura su scarico e altri piccoli punti in cui ci sono delle bave di fusione. Questa è la testa, come vedete, dove abbiamo montato l'alzavalvole in un video precedente. Oggi facciamo un falso montaggio. Un falso montaggio mirato a vedere innanzitutto se i pezzi si accoppiano bene, perché a me per primo è capitato di infilare un cilindro nei carter e rendermi conto che non si infilava o si infilava a fatica. Questo perché c'era uno dei prigionieri o più di un prigioniero deformato e il cilindro non scorreva. Oppure non andava bene in piano con i carter. Bisogna sempre prima provare se tutto va bene e viene montato per bene alla perfezione, perché scoprire gli errori dopo è bruttina, è una sensazione che dà fastidio. Ecco. Allora, io ho montato già cilindro, biella, spinotto, gabbia a rulli. Non ho montato i siger proprio perché deve essere un falso montaggio. Infila il cilindro. Bene, va. Ora, il mio obiettivo è quello di vedere se io ci spruzzo dentro un po' di svitol in maniera tale da non avere attrito, tanto poi andremo a lavare bene i pezzi. Faccio scorrere, vedete? Bel cilindro, è un cilindro Olimpia, non aspettiamoci le prestazioni di un DR, di un Polin o di un Marossi, tantomeno, ma il suo dovere, soprattutto se utilizzato in città o per piccoli spostamenti anche fuori paese, il suo dovere lo fa. Se stressato, raggiunge subito il limite. Non è un cilindro da stressare, ma se lo utilizzate per bene, carburato per bene, questo cilindro dura e dura parecchio. Se invece gli chiedete prestazioni esasperate, non è il cilindro adatto. Ora devo misurare il rapporto di squish. Che cos'è il rapporto di squish? È lo spazio che c'è fra questa parte, vedete il pistone ora è al punto morto superiore. Ho più o meno, credo, 1 mm qui in questa zona tra pistone e cilindro. Devo andare a misurare quanto spazio ho tra pistone e camera di scoppio. Si chiama rapporto di squish perché il motore girando fa quel tipico rumore, raggiunta quella fase di aspirazione e compressione, che fa proprio una specie di risucchio che si chiama squish. Altrimenti noi in realtà stiamo misurando il rapporto di compressione. Come posso misurarlo? Prendo del filo di stagno. Lo trovate in ferramenta. Io ho preso quello da 1 mm di spessore. Ne taglio un pezzetto con la tronchesina. Ecco, cosa serve misurare il rapporto di compressione? Allora, se abbiamo un motore abbastanza compresso, sappiamo che se è troppo compresso, la sua durata sarà limitata, perché rischiamo di andare a far abbattere il pistone sulla camera di scoppio, e che non dà benefici.
andiamo incontro a problemi di detonazione e altro. Arrotolo il filo di stagno, guardate, sto arrotolando il filo di stagno per una lunghezza che deve essere pari alla lunghezza del diametro del mio. Andiamo così, ci siamo. Sì. Deve essere pari alla lunghezza, al diametro del cilindro. Taglio. Più o meno ho 2 mm di spessore e faccio scendere il pistone un po', guardate, infilo il filo di stagno. Devo appoggiare meglio. Taglio un altro pezzettino perché forse è troppo lungo. Infilo il filo di stagno. Ancora lungo. Tagliamo un altro pezzettino. Ecco fatto. Oggi non ho manualità. Infiliamo di nuovo il filo di stagno e vado a chiudere con la testata. Giro il filo perché mi sono accorto che così posizionato andrei proprio sulla valvola di scarico e quindi non avrei pressione su un lato. Mettiamo così. E avvito. Prendo i miei bulloni, posso anche non avvitare con la valvola, con l'alzavalvola, ma ormai ci sono, lo faccio. Sfilo i guanti perché così non ho spazio. Prendo una chiave a bussola da 11. E avvito. Metto gli altri bulloni. Allora ragazzi, noi ora andremo a vedere, facendo girare il pistone, quanto spazio abbiamo, perché il filo di stagno cede alla pressione e misureremo lo schiacciamento di quanto si è schiacciato. E se siamo in un range di più o meno 1,5 mm, 1,7 mm di spessore del filo di stagno, vuol dire che abbiamo una buona compressione. Se abbiamo uno spessore maggiore, 1,7 mm, 1,8 mm, vuol dire che abbiamo pochissima compressione e quindi sarà necessario abbassare un po' il cilindro. Poi vi faccio vedere in quale punto. Ma fino ad oggi non mi è mai capitato, però è sempre bene fare queste misurazioni. Vado, stringo,
stringo, non più di tanto, tanto devo subito smontare qui dove c'è l'alzavalvole. Mi tocca girare di più perché deve fare più presa. E ora prendo una chiave da 10 e faccio girare l'albero. Più di una volta. Bene. Il filo di stagno è bello che è schiacciato. Smonto nuovamente tutto. E con un calibro andrò a misurare lo spessore del filo di stagno. Mi giro così sto più comodo. Tolgo il primo dato. Secondo. E il terzo. Sfilo la testa e recupero il filo di stagno che, come potete vedere, in questo punto, ora ve lo indico qui, è schiacciato e anche qui è schiacciato. Andrò a misurare con il calibro che spessore abbiamo. Prendo il calibro. Misuro lo spessore bene. Allora ho neanche un millimetro, bello compresso. Forse è troppo compresso. 0,009, quasi un millimetro. Questo motore è abbastanza compresso. Ora può andare bene, lo proverò, perché vi farò vedere come si monta di nuovo l'impianto elettrico, come si monta il cilindro passo passo, come si monta tutto. Vedremo la prima accensione di questo motore e, nel caso, se lo sento troppo compresso, monterò una guarnizione da mezzo millimetro, una guarnizione di testa. Se invece avessimo avuto una situazione contraria, ovvero troppo alto il rapporto di compressione, tipo 1,8 mm, saremmo andati a far spianare questa parte del cilindro per fare in modo che la testa scenda di più. Ragazzi, queste misurazioni sono noiose, ma io quando non le facevo montavo tutto, andavo lì per far partire il motore e non partiva.
e impazzivo perché avevo un rapporto di compressione sbagliato. Spero di esservi stato utile. Iscrivetevi al canale e una cosa, io compro spesso pezzi usati da eBay e c'è un venditore che è molto bravo perché fornisce dei pezzi già semimontati da lui, tipo un albero motore con cuscinetti già inseriti. Io mi fido ciecamente di lui. Si chiama Mickey Rourke 75. Ho comprato i cerchi per il mio sì, ho comprato dei carter da lui, ho comprato alberi motori, non ho mai avuto problemi. Quindi ragazzi, se avete intenzione di prendere dei pezzi usati, andate a fare un giro un po' sul suo canale eBay, negozio eBay, perché è veramente una persona onesta e sa fare il suo lavoro. Io per oggi vi saluto e alla prossima. Ciao ragazzi!